Quando si dice un sincero onore accogliere la signora Gabriella Farinon. Sono commossa, emozionata e non mi aspettavo tanto. Si vede che sei... che lei è commossa. Mi sono lasciato andare a un tu, no? Non mi permetterei potrebbe, mai. Ma sì, potrebbe... lei potrebbe essere mio figlio. Ma sa, devo dirle la verità, signor Farinon, mi piace scomodare lei quando c'è una signora dello spettacolo italiano regale come lei, quindi userò il lei per estremo rispetto della sua carriera. Io la ringrazio, ma non sembra di aver fatto così tante cose straordinarie. Beh, insomma, lei ha conosciuto un'Italia bellissima, sì. Un'Italia dove il merito, un'Italia dove la competenza, insomma, facevano la differenza, e anche un'Italia in cui si faticava tantissimo, un'Italia che anche nello spettacolo le donne facevano maggiormente fatica ad imporsi, ma quando ci riuscivano avevano la regalità, diciamo, anche dell'aspetto fisico, dove la seduzione passava attraverso il mistero. Lei è una donna bellissima tuttora e la bellezza è stato un valore aggiunto nella sua carriera? Ma io penso di sì, per quello che può riguardare la televisione. Poi il cinema, il teatro, quelli hanno bisogno anche di preparazione e di bravura. Ecco, la televisione come prima immagine, il buonasera... forse serviva un viso adatto al teleschermo. Ecco. Lei ha un viso che non tutte le donne che fanno il suo mestiere hanno il dono di avere un volto rassicurante. Lei anche adesso, in questo momento, la sensazione che dà a me, ma immagino anche al pubblico a casa, è di una donna che conosce il valore della serenità, il dono della serenità. È così o mi sbaglio? Beh, la serenità la si conquista innanzitutto, perché non è un dono che ti viene dal cielo. Cioè devi valutare le cose positive e le cose negative che incontri durante il tuo cammino, però non far prevalere le cose negative, ecco, dimenticarle. Lei ha incontrato più cose negative o positive nella sua vita? Ma io, come le dico, le cose negative tendo a dimenticarle. Ma ne ha incontrate, immagino? Beh, sì, tutti incontriamo delle difficoltà. Qual è la difficoltà più grande che hai incontrato nel suo percorso di vita? La difficoltà più grande che ho incontrato è stata quella di... dopo la morte di mio marito aveva due figli adottivi e quindi c'è stata mio marito Stefano Romanazzi, non il padre dei miei figli, perché di quello ho avuto l'annullamento, quindi il primo matrimonio. Ed è molto difficile mettere d'accordo immagino. Ecco, delle persone, e quindi passi anni stupidamente con avvocati, con cose. Vabbè, accade a tutte le persone nella condizione in cui si è trovata lei. Sì, poi dopo uno pensa quanto tempo sprecato, quanti pensieri magari sbagliati, non aver fatto la possibilità. Io credo di aver fatto il possibile per mettere insieme le cose, penso, spero, forse non sono stata capace. Ha coltivato... Ma comunque è tutto finito, tutto sereno, tutto a posto. Ha coltivato il dono dell'amicizia negli anni? Ha delle persone a cui lei vuole veramente bene? Sì. Sì, intanto sono molto affezionata alle mie colleghe, a parte la mia famiglia, qualche amica d'infanzia, però le mie colleghe siamo veramente unite. Rosanna Maudetti, Nicoletta Orsomando, la grande Nicoletta, che è stata poi quella che, quando sono entrata, c'era un dubbio su una pronuncia, perché erano molto attenti allora alla pronuncia delle parole straniere, dare un tono al discorso che si doveva fare. Devo dire che io apprezzo molto il rigore della RAI dell'epoca, perché credo che mettere rigore nello scegliere le persone sia un gesto di rispetto anche nei confronti del pubblico. Però lei lo sta mettendo in pratica. Io devo dire che incontro molte persone.
Io sono una che va al mercato, quindi ho rapporti con gente normale. Ecco, e apprezzano moltissimo questa trasmissione perché, signora, ci sembra di essere ritornati... La ringrazio. Ecco, ai tempi della televisione bella, ma non solo, non delle persone anziane, delle persone anche abbastanza giovani. La ringrazio, giovane. È molto generosa. Ecco. No, non sono generosa, le dico la verità. Io conosco bene sua figlia, Barbara Modesti, che è una giornalista eccellente. Negli anni ha fatto un bellissimo percorso dentro questa azienda. Lo ha fatto curando gli speciali del TG1, lo ha fatto conducendo delle trasmissioni, sempre con un garbo incredibile, appassionata di moda. Poi le confido che quando eravamo più giovani, con Barbara qualche serata con amici comuni divertente l'abbiamo passata, quindi insomma mi ha raccontato alcuni aspetti della vostra vita e insomma voglio veramente salutare Barbara Modesti con grandissimo affetto. Facendo un passo indietro, anzi più di un passo, sì. Andiamo al 1960, Gabriella Farinon. Ti abbiamo trovato finora nello spazio, che cosa? Niente, nient'altro che mondi freddi, solitari e deserti. Questo ci ha dato la tua scienza meravigliosa, ha ingigantito la nostra solitudine. Non sono sola. L'universo non se ne accorgerà, a noi sì. Io sì, Ray. Ancora un tempo, fino a quel momento tutto è ancora possibile, ma dopo la fine. Anche la fine dell'amore. Baciami, Ray. Non è importante ciò che è importante solo ciò che noi sentiamo. Un bacio sembra che duri un attimo. Se noi lo sentiamo eterno, è eterno. È un film che ha fatto sognare più di una generazione, che ancora oggi viene trasmesso. Come nasce quel ruolo? Come nasce quella scrittura, quella parte? Quella parte, ma era il primo film di fantascienza, mi hanno convocata, mi hanno fatto un provino e io veramente con la fantascienza non avevo dimestichezza, proprio bisogna andare sulla luna ed è così è nato questo film. Tra l'altro io ero Gabi Farinon, cambiando anche un po' il nome, cioè c'era Rick von Nutter e il regista, che era Antonio Margheriti, si firmò Anthony Desis per dare per far pensare che fosse un film straniero anziché italiano. È stata una trovata mediatica. Sì, vabbè, sono quelle cose per pensare che possa avere successo. Lei diventa subito, dopo questo film, beh, insomma, per la sua grazia, la sua bellezza, una diva del cinema italiano e... Quattro anni dopo, beh, insomma, nella televisione pubblica, non contro fatica, accade questo. La montagna come ritorno alla natura, isolamento, ritrovamento di se stessi e un tipo di vita meno condizionata e più libera forse non esiste più. Oggi esiste un tipo di montagna diversa, la montagna dello stadio del ghiaccio, delle teleferiche, delle funivie, però in fondo molto sta a noi a non trasformare la montagna in una grossa città a 2000 metri di altezza. Questa industrializzazione del turismo faccia perdere un po' quella poesia del canto della Val Gardena, tutte queste cose che noi così venivamo qui forse a vedere, cioè venivamo attirati proprio per questo, per questa poesia. Una bellezza da far perdere la testa, eh? No. Lei faceva girare la testa a tutti gli uomini, no, diciamoci la verità. No, ma lo sappi, che ogni tanto trovo qualche vecchio signore che mi confessa di essere stato... Beh, di aver avuto una simpatia per me. Mi dico, ma non me lo poteva dire prima, scusi, ma adesso... Lei com'era con gli uomini? Immagino che all'epoca, a parte era un'altra Italia, quindi i corteggiamenti avvenivano in maniera diversa, le donne... Insomma, erano anche, diciamo, culturalmente purtroppo meno libere. Insomma, vi siete dovute conquistare tante cose come donne. Fortunatamente oggi le donne hanno una libertà, insomma, che le rende alla pari con gli uomini, anche se sugli stipendi mi piacerebbe che le donne fossero equiparate agli uomini, ma questa è un'antica battaglia che immagino che nel tempo si vincerà.
Com'era il suo rapporto con il genere maschile all'epoca? Erano cortesi con lei o no? Ma erano cortesi, gentili, mandavano fiori. Una volta durante facevo teatro con Aldo Giuffrè e a Bologna mi arrivò un sacco di riso e come dono, che meraviglia. Tra l'altro mi permette di ricordare al pubblico di Rai 1 che tra qualche giorno ci stiamo lavorando, mi piacerebbe onorare la memoria di Carlo Giuffrè, che è scomparso qualche anno fa. Lo faremo, ho invitato Lilli, sua moglie, ho invitato Francesco, suo figlio, spero di poterli avere in studio prossimamente, perché Carlo Giuffrè è stato un grandissimo attore italiano, insieme ad Aldo ovviamente, ma ecco, la figura di Carlo è una figura a cui sono legato particolarmente. Beh, perché è anche più giovane, così. Io ho lavorato con Aldo e devo dire era una commedia di Giannini sull'America degli anni 30, il proibizionismo. E devo dire che si impara molto lavorando con i grandi. Ma poi lei ha conosciuto l'Italia, perché lei ha condotto, adesso oggi è il 14 agosto, ricorderete che le estati italiane degli anni 70, per esempio, ma anche 80, sono state raccontate attraverso un disco per l'estate, poi la concorrenza mandava in onda il Festival Bar, oggi c'è un altro festival che all'inizio di settembre decreta il disco dell'estate, il pezzo, diciamo, tormentone dell'estate. Ma nel 1969 la signora Farinon girava l'Italia così. Vedi, Gabriele, questo è il cavo della telecamera numero 2. Ora tu non ci crederai. Porta l'immagine attraverso il tubo catodico che poi lo porta dentro le case. Mi hai bloccato. No, ma volevo dire che questo qua... Qui noi passiamo di qua, vedi, perché noi, vedi, ci riprendono e noi passiamo di qua, tutte e tre. Arbore non c'entra perché è più alto, però noi due entriamo. Comunque c'entriamo. È bello essere di un cavo, mi sento molto bene. Sì, dopo questa nota tecnica dei Boncompagni puoi anche fare l'annuncio. Posso fare l'annuncio? Prego, prego, scusa. Insieme a Gianni Boncompagni e Renzo Arbore. Beh, abbiamo fatto... Io per 10 anni ho presentato il disco per l'estate, poi in onda, quando l'ultima serata ci si alternava, insomma, c'ero sempre io, ma una volta Corrado, una volta Pippo Baudo, insomma, avevo sempre... C'è una canzone che le è rimasta nel cuore di quei 10 anni di conduzione di un disco per l'estate? Sì, un pezzo musicale che è quello dell'ultimo festival che ho presentato, che è Amore Grande, Amore Libero, di Federico Monti Arduini, ovvero Il Guardiano del Faro. Facciamo una cosa. Non Isabetta è cantata. Pierelli, è solo... in regia. Io ti chiedo, perché la signora Farinon regge il primo piano come nessuna delle sue colleghe, e a me fa molto piacere omaggiarla, perché ho preparato questo brano da questo jukebox. Io lascio lo studio e la Farinon rimane da sola ad ascoltare e a riascoltare il brano più importante della sua vita. Che pensieri ha fatto mentre ascoltava questo brano incredibile, questo tappeto musicale che ha anche un significato, perché poi ascoltandolo
emana, no? Come dire... Sì, ricordi, pensieri, emozioni. Dove è andata con i pensieri mentre ascoltava? Eh beh, ma non glielo dico. Ah, che bella risposta. Perché ci sono delle cose indicibili. Ci sono delle cose... Che è giusto che non si dicano in televisione. Se devono rimanere dentro. La riservatezza per lei è molto importante, vero? Beh, sì, sì. Non mi piace tanto... È una caratteristica, devo dire, che io stimo e ammiro, ma molto rara nei giorni d'oggi, perché tutti dicono tutti, tutti si espongono, tutti raccontano. Ma io non sono tecnologica per niente, non lo sono. Siamo in due. Per pigrizia e perché poi non mi piace leggere, perché se lo fossi dovrei leggere o leggerei tutte quelle cose che non sempre sono positive, molto spesso sono anche negative contro le persone. Non mi piace. Siamo coetanei in questo. Io leggo i giornali cartacei, ecco. Ascolto il 33-45 giri a casa. Perfetto. Non ho altro che una vita analogica in privato, quindi va bene. La posso leggere mio figlio allora. Cosa? Le posso dire. Ne sarei onorato. Ecco. Ovviamente. Ne ho due, Barbara, Francesco e. La ringrazio, la mia mamma che ci sta guardando, mamma Giovanna. Non sia gelosa, mi ha detto signora. Di salutarla perché è una sua estimatrice. Beh, e quindi mi fa molto piacere rivolgerle questo saluto. E a proposito di figli e di mamme, nel 1997 la signora Farinon con sua figlia Barbara condivide questo. Buon pomeriggio, va in onda prima di tutto Rotocalco quotidiano del TG1, conduce Barbara Modesti. Ma guarda tu che mi sono dovuta inventare per il mio debutto, farti tornare in televisione 30 anni dopo con un annuncio? Stai tranquilla, sono qui per dire in bocca al lupo a te, a tutta la redazione e soprattutto al pubblico di essere presente, di non perdere prima di tutto. E adesso sigla. È stato emozionante, immagino. Beh, sì, quello di avviare una figlia, cioè lei era già andata da qualche anno in Rai, Barbara, se l'è conquistato. Sì, sì, su questo non c'è dubbio, io ne sono testimone. La cosa che mi fa piacere è che mi dicono che sia molto, molto è rigorosissimo. Ecco, e questo mi fa piacere perché mi riempie di orgoglio. È una donna colta, che non ama apparire non sempre. Non ha un carattere facile. Ma questo nessuno di noi ce l'ha facile, signora Farinon. Ecco. No, davanti alle telecamere siamo tutti, poi magari dietro, ognuno ha il suo carattere, le sue spigolature, è una cosa naturale. Però è orgogliosa di sua figlia. Beh sì, del lavoro che fa, sì, sono orgogliosa. Orgogliosa perché lo fa seriamente. Sa che qualche giorno fa, quando ho saputo che lei aveva accettato il nostro invito, beh, insomma, ho saputo qualcosa che la riguarda privatamente, che lei, insomma, se lei non vuole... Immagino parlarne, però pecco di ingerenza e mi permetto di parlarne io attraverso questo videomessaggio. Guardi un po'. Allora, mamma, intanto per la prima volta vedi la mia stanza al TG1. Quando ci sentiamo, a volte, sabato, domenica, tu mi chiedi sempre, ma sei in Rai? Adesso che io abbia preso da te il senso del dovere, va bene. E che questa sia da anni la mia seconda casa, va bene, ma che io viva proprio qui H24. Detto questo, sai che sono fiera di te più di quanto tu sia fiera di me. Ti ho fatto un po' penare da adolescente, ma insomma ci sta. A scuola ero bravina comunque. E non ti piaceva come mi vestivo, con gli zoccoli, la borsa di tolfa, ma insomma erano gli anni 70. E comunque grazie perché sei stata una vera leonessa e sei una vera leonessa. A proposito, fra 3 giorni è il tuo compleanno e ci vediamo, vengo a trovarti con mio fratello Francesco per fare una grande festa. Grazie, grazie. Io voglio omaggiarla così, perché da 3 giorni è il compleanno della signora Farinon e questo è l'omaggio della trasmissione Io e Te. Grazie, grazie infinite, grazie. Che rapporto ha lei, ma non personalmente, legata al suo fisico, dico in generale, col tempo che passa, con l'Italia che si è evoluta, si è trasformata, si è imbarbarita. Ecco, come è diventata rispetto all'Italia che ha conosciuto lei da ragazza?
si è imbarbarita, cioè è un'Italia che io ho conosciuto. Facciamo una cosa, signora Farinone, posiamoli qua, ecco, perché sennò il microfono non ci permette di ascoltarla al meglio. Prego, poi io mi riprende in conclusione. Io ho conosciuto il momento più bello dell'Italia, quello dagli anni 60 in poi, cioè, era tutto un momento di crescita, era tutta una conquista. Io ho avuto la prima 500, poi l'ho cambiata, insomma, era tutto una grande conquista, emozione. Quando lei dice si è imbarbarita, a che cosa si riferisce? Beh, perché si sono persi, tanto si è persa l'educazione. È difficile che lei, passando per una porta, trovi un giovane che le dà, si meraviglia quando le dà la precedenza. Ecco, poi ci sono urla, ognuno esprime i propri sentimenti urlando, ecco, per cui invece di seguire la trasmissione e abbassare il tono di voce e dire le stesse cose. Poi forse sono tutti molto arrabbiati, poi siamo mal governati. E questo lo devo dire con tutto il cuore, è difficile trovare persone che occupano dei posti importanti, che dovrebbero veramente questo gioiello dell'Italia esaltarlo. Chiaramente io immagino che il riferimento non sia all'attuale governo, ma ai governi che negli anni non hanno provveduto. Lei sta dicendo, onorare... diciamo l'Italia anche attraverso un investimento su le cose di cui poi noi siamo più, come dire, dovremmo essere più fieri, che sono la cultura, il turismo, la sanità. Lo abbiamo visto durante il periodo della pandemia. Non so, mi vengono in mente anche tutti i piccoli artigiani. Sono tante voci importanti che noi che vengono sottovalutate. Guardi la Francia, i vini, i formaggi, la moda. Ma noi abbiamo formaggi in tutta Italia straordinari. Noi non siamo stati capaci, ma questo appunto lo voglio ribadire al pubblico che ci sta seguendo, il riferimento non è ad un partito politico o a un governo specifico, è ad un periodo, negli ultimi 30 anni non siamo stati capaci come italiani, quindi ci dobbiamo prendere anche la nostra responsabilità come cittadini, certo. Di come dire, essere fieri del paese in cui viviamo e anche di quello che viene poi definito Made in Italy. Cioè siamo sempre autocritici, siamo sempre pronti a col ditino indicare il colpevole. Cioè c'è un, come dire, c'è un lamento che tradisce anche il carattere dell'italiano. Sì, perché poi non facciamo veramente nulla per cambiarlo. Ecco, non lo subiamo, ci lamentiamo, invece dovremmo veramente metterci tutti di buona lena. Prima ricordavo in apertura che lei ha ricevuto un'onorificenza, un riconoscimento da parte della Presidenza della Repubblica. Mi serve, diciamo, dopo il suo ragionamento, una considerazione, anzi una domanda. Le chiedo che cosa significa per lei la parola patria? Tutto. Tutto. Io sono italiana, questa è la mia patria. Il riconoscimento mi è stato dato quasi forse meritato, ma perché io ho cominciato a frequentare il sud, la Puglia, dove il riconoscimento mi è stato dato per la ricerca sul cancro. Per l'associazione? Per l'AIRC, sì, l'associazione. Perché è un impegno che continua da anni, no? Che continua da tantissimi anni e che io continuo a dare. In Puglia non c'era un centro oncologico, in Puglia come tutto il sud negli anni 70. E pian piano con l'AIRC ha fatto molto, ma ha fatto molto Umberto Veronesi e tutto il suo gruppo, perché ha motivato delle persone in ogni regione e spiegando che cos'era la ricerca e venendo lui stesso a spiegarla anche una volta siamo andati in un piccolo paese, non c'era una sala e in chiesa lui, che era completamente ateo, ha tenuto una conferenza e ha spiegato che cos'era la ricerca, che cos'era il cancro, che non bisognava avere paura, che bisognava collaborare e aiutare per creare
dei nuovi scienziati che potessero, ecco, fare ricerca e combattere il male di questo secolo. Poi, sì, chiamandolo cancro, poi bisogna chiamarlo cancro. Senta, lei è appassionata di musica? Beh, mi piace. Di musica lirica? Beh, musica lirica, abbiamo qui la appunto, grande, la voglio... grande, alla quale voglio molto bene. Eccola, Katia Ricciarelli. Che ha una pelle fantastica, invidiata da mezzo mondo, questa luminosità, oltre alla voce, perché quella è... Mi conoscete da molti anni, Katia, con la signora Palinon? Sì, da molti. L'ho sempre ammirata e non voglio parlare della sua pelle perché non c'è bisogno. Parlavo della pelle per non parlare di tutto quello che sei. Grazie, cara. E di questo spazio che avete creato, che è importantissimo. Me lo sento dire da tanti, mica sono... No, io ne sono orgogliosissimo. Ma ha avuto un'intuizione la signora Ricciarelli, perché poi bisogna essere onesti. L'idea è nata con il mio gruppo autoriale, ma l'intuizione l'ha avuta lei. Lei ha avuto l'intuizione anche di dire: parliamo di musica lirica ai bambini. Siccome Katia ha condiviso la stesura a quattro mani di un libro dedicato proprio ai bambini sulla lirica e gira l'Italia scovando anche talenti, poi noi oggi, tra poco, perché venerdì vi faremo ascoltare altri talenti, e devo dire, insomma, è la parte della trasmissione che mi inorgoglisce di più, perché è una cosa che non si era mai vista nei pomeriggi della RAI. Assolutamente no. Io avevo presentato, pensi, negli anni 70, Spazio Musicale, che andava in onda dalle 5 alle 6. E cosa facevate? Da Milano, no, c'era, presentavano dei pezzi musicali classici e c'erano degli interpreti anche. Giovanni Negri. Ah, parliamo di che anni? Credo 70, 70, 71, 72. Quindi io ancora ero nei pensieri dei miei genitori. Lei non c'era. Però adesso nelle teche Rai vado a scovare questa... Ma non so, era Milano, tante cose sono andate... Speriamo che ci sia ancora questa... Ma quando lei rivede, come oggi pomeriggio, le immagini, diciamo, dei successi del suo passato, dei programmi, dei film che ha fatto, che sentimento l'anima... come è critica nei confronti di quello che ha fatto, è orgogliosa, come rivede il suo passato? Beh, io nell'insieme sono soddisfatta di Dio, ho fatto tante cose, una diversa dall'altra, che cosa posso volere di più all'età mia? Le è capitato negli ultimi anni che qualcuno magari le proponesse qualcosa dal punto di vista televisivo che non era all'altezza della sua carriera e lei ha detto no? No, non, forse non me l'hanno proposto, quindi non ho avuto bisogno di dire di no. No, perché vedo molte sue colleghe, magari a cui è capitato di partecipare a reality show e quant'altro. Lei, rispetto a quel mondo dei reality, no? Che giudizio ha maturato negli anni? Non li ho mai visti. Non li ha mai visti? Non li ho mai visti, mi spiace. No, no, perché è una mancanza, bisogna vedere tutto forse per poter esprimere un giudizio. E quali sono le sue passioni private? Diciamo, immagino, non so, guarda dei film, ascolta della musica, le piace andare a teatro, le piace cucinare? Allora, per la cucina... Così e così. Ma sempre così e così? No, in passato quando i ragazzi erano piccoli cucinavo di più. No, poi ho avuto un periodo che ho cucinato, poi così così. Mi sono dedicata ad altre cose. Altre passioni, sono abbonata a Santa Cecilia. Che bello! Sì, quello da anni. Questo è. Poi altre passioni. Ti piace viaggiare? Sì. Abbiamo fatto tanti bellissimi viaggi con Nicoletta Orsomando e Rosanna Baudetti. Qual è un viaggio il più divertente che avete fatto insieme? Vietnam e Cambogia. Un viaggio meraviglioso. Sì, e poi le Repubbliche Baltiche, poi la Russia. Ne abbiamo fatti di viaggi molto belli, molto interessanti. Certo, è un privilegio viaggiare con delle amiche e delle colleghe anche. Sì, perché ti non... Vai d'accordo, non c'è bisogno c'hai gli stessi interessi, c'hai la stessa atmosfera, se la godi e ne sei felice. C'è un viaggio che le piacerebbe fare che ancora non ha fatto? E il Sud America, non conosco. Che cos'è che l'attrae del Sud America? Ma
forse tutto quello che non ho visto. C'è una il Perù, forse. C'è una città italiana che, oltre ovviamente la città che la ospita, Roma, lei porta nel cuore, una città che le ha regalato delle emozioni, magari, nella sua vita? Spoleto è un posto che mi piace molto. Che meraviglia. Molto. Sì, la piccola Spoleto. E... dove c'è un festival da moltissimi anni, che è il Festival dei Due Mondi, che è stato creato da un grandissimo compositore che si chiama, non c'è più, Giancarlo Menotti, poi preso in eredità da suo figlio Francis, figlio adottivo. A me è capitato di lavorare con Giancarlo Menotti e sono stati anni bellissimi. Curavo una piccola rubrica all'interno del Festival di Spoleto che si chiamava Giovani Oratori, al Teatrino delle Sei. E devo dire, lo ricordo con grande tenerezza. E adesso c'è Giorgio Ferrara, insomma, comunque Ferrara, sono un festival. Carla Fendi ha fatto delle cose incredibili. Delle cose incredibili. E adesso è stato, credo, fine agosto, primi settembre, quest'anno è stato spostato. Speriamo che non ci sia. Per forza di cose, speriamo che non ci siano brutte speriamo sorprese. Speriamo che non ci siano, perché, ecco. Allora, signora Farinon, prima di salutarla e donarle il disegno da parte del nostro illustratore Lucangelo Bracci, andiamo in pubblicità. Anzi, facciamo una cosa. Lanci lei, a suo modo, gli italiani la conoscono molto bene, la pubblicità. Pubblicità. Quello che potremmo fare io e te. Quello che potremmo fare io e te. Bentornati a Dio e te, il piacere di intervistare e incontrare per la prima volta la signora Gabriella Farinon. Prima di salutarla e di omaggiarla del nostro disegno di Lucangelo, volevo chiederle, c'è un desiderio? Lei tra 3 giorni compie gli anni, c'è un desiderio che ha, un obiettivo da raggiungere, qualcosa che le passa per la testa? Vorrei che finisse tutto questo e fare un bel viaggio. Cioè che questa pandemia finisca del pandemia, tutto? Ecco, proprio. Un bel viaggio. Un bel viaggio. Abbiamo detto Sud America. Sì, Sud America, Perù, andiamo in Perù. Andiamo in Perù, quindi poi magari in un'altra occasione mi racconterà questo viaggio. Questo. Me lo auguro per lei e adesso aggiungo il mio Lucangelo Bracci per capire... Beh, questa è la citazione di Spence, del film. Ammazza, l'hai capito subito proprio. Ma che meraviglia! Ma guarda il disegno che Lucangelo Bracci ha fatto per omaggiare la carriera della signora Farinon e qui siamo a... Guardi. Grazie infinite. Accolto la citazione? Allora, questo? Quella è Alfa 2, che è l'astronave che dovevate disattivare ed evitare che se finisse. Io fossi stata esatto. Bene, grazie. Lo tenga come testimonianza dell'affetto che noi proviamo per lei. Assolutamente sì, lo unisco alle mie collezioni. Grazie a Gabriella Farinon. Grazie di cuore, veramente. Grazie a lei. Grazie veramente. Molte. Grazie molte. È stato veramente un piacere poterla incontrare questo pomeriggio. Addio e te. Certo che sei proprio bravo, studi tantissimo. Dai. Questo mi fa... Dai alla romana, non mi dispiace affatto.